Questioni terrestri, cari amici, questioni terrestri, perché qualche giorno fa, ieri o l'altro ieri, io ho collocato un video sulla terra piatta e ho ricevuto tanti commenti, sia positivi che negativi. Tanti amici carissimi, che sia chiaro, mi hanno un po' rimproverato. E dicendo che io ho sbagliato a prendere posizione a favore de della terra sferica. Mi hanno detto: porta le prove che la terra è sferica, noi sosteniamo che la terra è piatta. Allora ho fatto delle riflessioni. Allora, voi immaginate di essere di fronte a un mappamondo, no? Un mappamondo, sapete cos'è un. Quello là alle mie spalle è un planisfero, il mappamondo, no? Il mappamondo rappresenta la sfera terrestre, che non dovrebbe essere ciò che rappresenta la Terra, non dovrebbe essere un mappamondo, cioè una sfera, dovrebbe essere un piano, va bene? Comunque, voi immaginiamo che cosa conviene a noi esseri umani, cosa ci conviene? Che la Terra sia sferica o che la Terra sia piatta? Cosa ci conviene? Perché poi, sulla base della nostra convenienza, potremmo tirare le somme. Beh, vediamo un po'. Ipotizziamo che la Terra sia sferica. Sferica, qualcuno mi ha detto che nella nostra fantasia è sferica, perché mica è una sfera perfetta la Terra, vabbè, lo sappiamo che non è una sfera perfetta, no? È un po' oblunga, un po' oblunga. È una sfera un po' schiacciata, vabbè, dai, non me le dite queste cose, su. Allora, immaginiamo di trovarci di fronte a un mappamondo, immaginiamo che la Terra sia sferica. Sopra c'è il polo nord e sotto c'è il polo sud. E se uno si mette a camminare o in bicicletta o in automobile dal polo nord per andare al polo sud, tutto il tragitto è in discesa. Lo capite, vero? Che tutto il tragitto è in discesa. Quindi in pratica non si fa fatica. Si consuma pochissima energia. Però se uno dal polo sud poi vuole andare al polo nord e trova tutto in salita. Immaginate la situazione, no? Tutto in salita e c'è un enorme sperpero di energia, sia fisica che anche in carburanti e via di seguito. Ora invece immaginiamo che la Terra sia piatta. Sia piatta. Se è piatta, non ci sono né salite né discese, quindi il tragitto è, come si dire, lineare. Non c'è da fare nessuna fatica a salire. Sì, non ci sono le discese, ma non ci sono neanche le salite. Poi c'è un'altra questione da affrontare. Con la Terra sferica c'è l'alternarsi del sole e della notte. E quando c'è il sole, noi ci vediamo anche senza l'illuminazione elettrica, ma quando c'è la notte dobbiamo accendere le luci, le lampadine. Invece con la terra piatta non c'è l'alternarsi del sole e della notte, perché il sole, se la terra è piatta, illumina ogni parte del nostro pianeta. Quindi anche questo è un elemento a vantaggio della terra piatta. Quindi, gli elementi a vantaggio della terra piatta sono almeno due. Primo, che non ci sono né salite né discese, perché è tutta piatta, non ci sono problemi. Invece immaginate voi con la terra sferica che se tu dal polo nord scendi al polo sud, è vero, trovi tutto in discesa, ma se poi dal polo sud vuoi tornare al polo nord è tutto in salita. Primo elemento a favore della terra piatta, che è lineare.
Le strade, i percorsi sono tutti lineari. Inoltre, a vantaggio della terra piatta, troviamo la questione notte e giorno, perché non c'è notte e giorno nella terra piatta, c'è sempre il giorno. C'è sempre il giorno, quindi non c'è bisogno di accendere le luci quando arriva la sera. Ok, cari amici? Pertanto, a seguito di attente riflessioni, io sono pervenuto alla conclusione che per noi esseri umani conviene credere alla terra piatta, perché la terra piatta è per noi conveniente, è per noi più conveniente. Quindi rettifico il tiro e dico a quei cari amici che mi hanno detto che io sono un po' retrivo, perché avrei spezzato una lancia a favore della terra sferica. Dico, no, dopo attente riflessioni sono giunto alla conclusione che per noi esseri umani conviene credere che la terra sia piatta. Purtroppo poi esiste sempre il problema del giorno e della notte, purtroppo dobbiamo vedercela col sole e con la notte, e dobbiamo vedercela con le salite e con le discese, ma non ha importanza. È meglio credere a ciò che ci conviene. La terra piatta per noi umani è preferibile alla terra sferica. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.